Assessore, il comune continua a fare investimenti per il mondo sportivo? Sì, abbiamo approfittato di questo periodo di purtroppo utilizzo molto parziale degli impianti sportivi per fare degli interventi. Abbiamo presentato tempo fa tutti i lavori di sanificazione, pulizia, l'acquisto di attrezzature per, appunto, adatte all'uopo. Abbiamo poi presentato le imbiancature con vernici lavabili in tutte le palestre scolastiche. Oggi presentiamo i lavori che hanno visto l'installazione di box doccia negli impianti sportivi, tra cui l'Osteria Atletica dove siamo adesso, e l'installazione di armadietti portavalori che permetteranno da una parte di appunto poter riaprire gli spogliatoi al completo quando potremo, perché i box doccia dividono perfettamente lo spazio e quindi permettono il piano utilizzo. Dall'altra, gli utenti potranno lasciare i propri valori, quindi oggetti personali, chiavi, telefono, portafoglio, eccetera, in sicurezza doppia, sia sicurezza intesa nel senso classico del termine, ovvero non verranno rubati, diciamo, questi oggetti, sia anche divisi gli uni dagli altri, perché diciamo, se dovesse esserci questo rischio contagio, non ci sarà con gli oggetti personali. Quanto è l'investimento stanziale? Totale 250.000 euro. Nello specifico abbiamo speso circa 50.000 euro per gli armadietti e circa 80 per i box doccia. La situazione epidemiologica impone chiusure. Ecco, come si muove il mondo sportivo dello sport ad Arezzo? Il mondo dello sport si muove perché alcuni eventi sono stati fatti, io sono in costante contatto con le società sportive, sia quelle che gestiscono i nostri impianti, sia le altre. Con la consulta dello sport che abbiamo presentato la settimana scorsa e vogliamo proprio raccogliere tutto il mondo dello sport per programmare, ma soprattutto per ripartire insieme. E quindi diciamo, invito nuovamente le società sportive che ancora non ne fanno parte ad iscriversi alla consulta. Grazie.